Il primo giorno della settimana, di buon mattino, le donne andarono al sepolcro di Gesù, portando gli aromi che avevano preparato per la sepoltura. Videro che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata. Entrarono nel sepolcro, ma non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne stavano ancora lì, senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini con vesti splendenti. Impaurite, tennero la faccia abbassata verso terra, ma quegli uomini dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Egli non si trova qui, ma è risuscitato. Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. Allora vi diceva: è necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani di persone malvagie e questi lo crocifiggeranno, ma il terzo giorno risusciterà». Allora le donne si ricordarono che Gesù aveva detto quelle parole. Lasciarono il sepolcro e andarono a raccontare agli 11 discepoli e a tutti gli altri quello che avevano visto e udito. Erano Maria, nativa di Magdala, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre donne che erano con loro riferirono agli apostoli le stesse cose. Ma gli apostoli non vollero credere a queste parole. Pensavano che le donne avevano perso la testa. Pietro però si alzò e corse al sepolcro. Guardò dentro e vide solo le bende usate per la sepoltura. Poi tornò a casa, pieno di stupore per quello che era accaduto.